A 110 anni dalla nascita ad Alatri, nel Frusinate, si è discusso della controversa figura del filosofo Julius Evola. Sentiamo. Professor Laimi, Evola giovane, scritti e pittura fino alle droghe, fino al pensiero del suicidio. Poi Evola maturo, il filosofo, è stato definito in tanti modi, razzista, filonazista, anticlericale, ma anche comunista. Chi era Evola? Dipingerlo come è stato dipinto in questa breve introduzione sconcerta più che chiarire. Io penso che sia stato un uomo e un pensatore integrale, in grado di essere filosofo mentre dipingeva ed artista mentre faceva filosofia. Un filosofo integrale che ha saputo essere antifascista durante il fascismo e ha saputo essere antisistema nel sistema che ha fatto seguito al fascismo. C'è qualcuno che lo ha definito il Marcuse italiano, sono d'accordo. Perché un convegno oggi, in questi tempi, su Evola? Franco Volpi, uno dei più interessanti filosofi della nuova generazione, professore all'Università di Padova, collaboratore di Repubblica, che disse che bisogna ormai mettersi d'accordo, i grandi nel pensiero italiano del Novecento sono tre, Croce, Gentile e Evola.